Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Lucio Trizzino, architetto, restauratore, ha dedicato la professione alla conservazione del patrimonio comune. Ha progettato e ha diretto i restauri dei templi di Agrigento, del tempio di Segesta, del Duomo di Monreale, della Villa Romana di Piazza Armerina e di altri edifici monumentali. Autore di numerosi saggi e volumi di archeologia, storia dell'architettura, tecnica del restauro e analisi del territorio, storico, si dedica alla fotografia come secondo mestiere prediletto. Ricordiamo i lavori presentati in questa sede. Il 30 gennaio 2013 era fra noi con un treno con l'introduzione di Yves Bonnefoy. Il 14 maggio 2014 con Ansietà. Ovviamente, sì, era del 2013, quindi 14 maggio 2014. Questo pomeriggio Lucio Trizzino offre alla nostra riflessione due suoi libri di fotografie, appunto. Nel primo, Sciopero, racconta in 48 fotografie le manifestazioni avvenute a Firenze in Piazza Santissima Annunziata nel 2009 e nel 2010. Trizzino coglie espressioni, abbigliamenti, simboli, il tutto va a formare una mostra del tutto nuova per i nostri giorni, ma con tanti precedenti negli anni 60 e 70. Solo che allora le manifestazioni simili venivano sentite e fotografate riprendendo la determinazione e la rabbia sociale. Ora il raduno, questo raduno in particolare, anche l'incontro di amici, fra tanti amici, un po' festaiolo, un po' amarcord nella motivazione dell'incontrarsi. Insomma, secondo me non c'è tanta rabbia, ma tanta semplicità e gioia di stare insieme. Io avrei preferito un po' più di rabbia. Allora, nel secondo libro, che è Luogo di luoghi comuni, bellissimo, è un denso reportage sugli stazionanti sotto l'arco di San Pierino, volti, ritratti, situazioni. Qui Lucio Trizzino ha mostrato l'altra faccia dell'umanità regolare, ovvero ritratti sui generis, ritratti di indesiderati, disappartenenti alla vita, di cui si ricordano tra gli altri un postmoderno Antonello da Messina, un giubbotto di pelle e un munch con sigaretta, come pure la cavalletta sulla mano vissuta di un uomo tornato bambino. Questo mi piace moltissimo. L'autore ha invitato, tra l'altro, i soggetti delle sue foto a scrivere un commento alle immagini che, una volta realizzate, via via donava loro e che avrebbero poi composto il libro. Alcuni commenti saranno letti dall'attrice fiorentina, qui presente per noi, Irene Barbugli. Con noi doveva essere anche Vittorio Sgarbi, che ha telefonato un'ora fa dicendo che purtroppo un enorme ritardo l'avrebbe costretto a essere presente, dovuto a un impegno imprevisto e anche improrogabile, lo faceva essere presente qui alle 8. Io ho fatto a mia volta presente che alle 8 noi siamo tutti a letto. Dico purtroppo salutare. C'è rimasto un po' male. Passo subito la parola a Lucio Trizzino, ringraziandolo ancora per la sua presenza.